siamo Milanello, Milanello. Hello Milan. Milanello, Milanello. Iscriviti, scrivici quello che pensi. Un saluto a tutti gli amici rossoneri di Milanello, ovviamente ad Andrea Longoni. Io sono Pietro Balzano Prota, ex direttore e tra i creatori del progetto Radio Rossonera. Adesso sono sempre nel mondo del calcio, non più come giornalista sul Milan, ma spesso mi vedete in qualche trasmissione o magari a volte come ospite su Milan TV nei pre e post partita, perché quando c'è da parlare di Milan non mi tiro mai indietro, ed è ovviamente per questo che ho accettato di buon grado l'invito di Andrea a venire a parlare su Milanello. Tra l'altro Andrea mi ha dato il tema libero come a scuola, no? E io mi ero preparato tutto un pippone sul tema dell'equilibrio, sulla mancanza di equilibrio. Mancanza di equilibrio che abbiamo visto in diversi ambiti, perché mancanza di equilibrio in campo, mancanza di equilibrio nei giudizi, mancanza di equilibrio nei giudizi da parte anche degli addetti ai lavori, mancanza di equilibrio nelle scelte magari a volte dell'allenatore. Quindi facciamo un passo indietro, mancanza di equilibrio in campo. In che senso? Credo che quest'anno uno dei problemi tattici di questa squadra sia stata proprio una sorta di mancanza di equilibrio di squadra. Credo innanzitutto che il problema madre sia stata forse l'aver sottovalutato un po' l'importanza che aveva Frank Essie a livello tattico, a livello fisico, come recuperatore di palloni, come frangiflutti, come filtro davanti alla difesa. E inoltre il non averlo sostituito con un giocatore di queste caratteristiche, perché Aster Vranckx, chi lo conosce, io lo conosco abbastanza bene, è un giocatore con caratteristiche molto diverse. Inoltre Milan poi ha scelto di puntare sulla qualità, quindi no, ovviamente su un giocatore totalmente diverso sul mercato, sull'aggiungere qualità in fase offensiva, e quindi è arrivato Charles de Ketelaere, che fino ad oggi non ha reso come ci si aspettava. E poi è comunque molto strano, perché a inizio calciomercato il Milan aveva cercato Renato Sanchez, che comunque è un giocatore anche lui diverso da Kessié, ma quantomeno a livello fisico aveva quelle caratteristiche. Poi c'è stato questo completo cambio di rotta. L'assenza di Kessié ha pesato, di un giocatore del genere ha pesato, ha portato Tonali e Bennasser, con Tonali a dover fare valanghe di chilometri in campo, e ha portato Mister Pioli a non trovare soprattutto inizialmente una quadra proprio a livello di riempimento di spazi in campo. Equilibrio perso in campo, equilibrio perso a volte anche dall'allenatore nelle scelte. Credo che alcune scelte siano state... abbiamo avuto un po' una mancanza di equilibrio. In che senso? Non entro nel merito della scelta del giocatore, della qualità del giocatore, ma sono rimasto sempre molto colpito dalla gestione di Pobega e Aster Vranckx. Il primo perché sembrava essere entrato nella rotazione, fisso quasi come terzo centrocampista o come quarto, insomma si vedeva spesso in campo, salvo poi praticamente sparire dalle rotazioni. Stesso tema inizialmente per Aster Vranckx, nel senso che ha fatto molto bene nella sfida con la Fiorentina, un po' meno bene nella sfida con la Roma. Da quel momento fondamentalmente è sparito. E quindi anche qui forse un maggiore equilibrio nella gestione del giocatore, non che lo butti dentro e lo fai sparire, potrebbe essere utile. Mancanza di equilibrio nei giudizi. L'anno scorso molti tifosi parlavano di Rafa Leao, Tomori in una determinata maniera. Oggi è completamente cambiato il giudizio nei confronti di questi giocatori. Ho letto Rafa Leao non merita le sue richieste, Rafa Leao deve andare via, vendiamolo, eccetera, eccetera. Stesso discorso uguale su Fik Tomori, che è stato un altro degli artefici della scorsa stagione. Ecco, io poi capisco, perché comunque è giusto che il tifoso si lasci trascinare dal pathos, dall'emozione, dall'impeto, ma forse un po' più di equilibrio nei giudizi verso anche i giocatori sarebbe utile, più che altro perché abbiamo visto che poi basta non nulla per farli tornare eroi.
Se al tifoso ovviamente lo giustifico in primis perché il tifoso c'è sempre, quindi gli giustifico tutto. E soprattutto lo giustifico perché, come dicevamo prima, il tifoso vive di emozioni, di impeto, non è tenuto ad avere sempre la razionalità e la lucidità, che invece è obbligato ad avere l'addetto ai lavori. Ho letto l'altro giorno un articolo, non so di chi è, non mi interessa perché non voglio andare a giudicare, però ho trovato un po' ingeneroso descrivere la squadra Milan come un patrimonio svalutato. Ho letto di un Leao svalutatissimo, Benasser e tanti altri. Io non credo che questi giocatori siano svalutati, perché ci tengo a ricordare che il Milan è ai quarti di Champions League, forse ogni tanto ce lo si dimentica questo passaggio. È tra le otto d'Europa e non credo onestamente che quando una squadra arriva tra le prime otto d'Europa, a prescindere dal campionato, che è un tema a parte di cui poi parleremo, non credo che una squadra che arriva tra le prime otto d'Europa abbia giocatori che vengano svalutati. Anzi, se per caso il Milan dovesse andare ancora avanti, credo che il valore dei giocatori del Milan aumenterà ancora e notevolmente. Ho messo un passaggio anche sul campionato, perché poi sul campionato ne parleremo, perché il campionato di quest'anno, credo che il giudizio sul campionato di quest'anno, e valga anche per molte altre squadre, venga mutato dal percorso fatto dal Napoli. Parliamoci chiaro, il Napoli a metà campionato aveva fondamentalmente vinto lo scudetto. Quando è crollato il Milan a gennaio, il Napoli ha vinto lo scudetto. Adesso tenere alta la barra dell'attenzione e della tensione in un campionato dove sì, certo, c'è l'obiettivo della Champions League che è fondamentale, ma tenere alta la barra della tensione quando non puoi arrivare all'obiettivo massimo, credetemi, è molto difficile ed è un qualcosa da non sottovalutare. Io volevo chiudere con un passaggio perché secondo me poi per riassumere quella che è questa stagione ci sono due dichiarazioni di due giocatori del Milan. Una sono quelle di Sandro Tonali a inizio stagione quando ha detto forse dobbiamo renderci conto che questa stagione nuova che stiamo vivendo non è il proseguimento della scorsa, ma è un'altra stagione completamente e dobbiamo renderci conto che bene, è stato bello, abbiamo vinto, è finito, si riparte. E secondo me qui Tonali mandava un messaggio chiaro. L'altro messaggio molto importante è arrivato da chi se non lui, Zlatan Ibrahimovic, che dopo la sconfitta con l'Udinese ha detto una frase, secondo me, chiave di questa stagione. Ha detto: questa squadra non ha l'esperienza, e gli aggiungo io, forse la personalità necessaria per difendere il titolo, per giocare la stagione con lo scudetto sul petto. Credetemi, è molto diverso. Quando tu devi provare a fare un'impresa e insegui un obiettivo, ha un peso. Quando tu quell'obiettivo l'hai raggiunto e l'anno prossimo sei quello sul trono, e l'anno dopo sei quello sul trono, dove tutti cercano di spodestarti, è un'altra cosa completamente. Serve personalità, serve knowledge, passatemi il termine, serve conoscenza di stare a quel livello e serve, come ha detto Zlatan Ibrahimovic, esperienza. Io solitamente i bilanci li faccio sempre alla fine, cerco di restare razionale, di vedere cosa ha funzionato, cosa no, e non tutto ha funzionato, perché poi so già che mi viene detto, non si può nemmeno criticare, certo. Io personalmente preferisco fare i bilanci alla fine. In campionato le cose non sono andate bene, si può ancora rimediare, cercando di ovviamente di raggiungere quello che è l'obiettivo Champions League, che è assolutissimamente da raggiungere. E poi vediamo cosa succede in Champions League, perché secondo me si sta dando già troppo per scontato l'esito dei quarti di finale. Il Milan deve giocarli, il Milan col Tottenham ha fatto bene, mi ricordo che pre-Tottenham si dava già il Milan per sconfitto e il Milan ne è uscito molto bene perché ha vinto in casa potendo vincere con uno scarto ancora maggiore e invece a Londra ricordo un'occasione da gol per il Tottenham che doveva assolutamente vincere per passare e ha avuto solo un'occasione da gol, il Milan avrebbe potuto vincere col palo di Origi. Quindi il Milan in Champions League sta facendo molto bene e vediamo cosa succede col Napoli. I bilanci si fanno alla fine,
Sicuramente non tutto è andato bene e sono sicuro che Paolo Maldini e Frederic Massara faranno i loro bilanci alla fine e faranno le scelte che devono fare e capiranno, visto che molti auspicano un Pioli out, sono sicuro che Maldini sarà il primo a capire se la squadra segue il mister o no. Ma io tendo a ricordare che in questo momento il Milan ha da giocarsi un quarto di finale di Champions League e chissà cosa succede. Mi sono un po' dilungato, spero di no. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima, sempre Forza Milan. Ciao!